Può una grande e appariscente ammiraglia essere al contempo performante ma attenta al lato ambientale? Sì, se l'auto in questione si chiama DS5 Hybrid 4 e di conseguenza è spinta da una doppia alimentazione ibrida diesel-elettrica da ben 200 cavalli abbinata alla trazione integrale. E lei, naturalmente, la nostra auto verde della settimana. Al giorno d'oggi, scegliere un'auto pretendendo di far coesistere aspetti imprescindibili quali piacere di guida, coscienza ambientale, spazio vitale e soprattutto immagine, è come maneggiare un cubo di Rubik. Completare una faccia è semplice, due è difficile, da tre in poi diventa quasi un gioco d'azzardo. Eppure la partita non è persa in partenza. Citroën ha trovato infatti la quadratura del cerchio con la sua DS5, proposta oltre che nelle versioni alimentate dai carburanti tradizionali, anche in configurazione Hybrid 4. Sotto il cofano trovano posto un'unità termica diesel 2 litri da 163 cavalli e un motore elettrico di tipo sincrono a magnete permanente da 37 cavalli. Il risultato è tutto racchiuso nei numeri. 200 cavalli di potenza combinata, velocità in modalità elettrica fino a 70 km orari ed emissioni di CO2 sotto ai 90 grammi al chilometro. Perfetta per apparire con un look che è la massima espressione del mondo DS, ma anche per scomparire grazie all'assenza di rumore, caratteristica della sua andatura in supless quando si viaggia in modalità ZEV. Altro indiscutibile valore aggiunto di pregio, quello della trazione integrale, perché sulla Citroën DS5 Hybrid 4 il motore elettrico non si limita a fornire un surplus di coppia alla vettura, ma la convoglia tutta direttamente alle ruote posteriori, interagendo così con la classica trazione anteriore. Una soluzione che si paga, naturalmente, ma che non rappresenta per questo un salasso, con prezzi a partire da 39.150 euro. Meno di tante altre stilose berline che in più chiedono in cambio pesanti rinunce.